Intanto voglio ringraziare anche per l'invito. La mia non è una formazione strettamente storica, ma più giuridica, ma mi sono imbattuto nella figura di Monsignor Pio Alberto del Colonna, tuttavia proprio collaborando e promuovendo una pubblicazione sulla storia della comunità cristiana del nostro comune di Faoglia. E allora nelle varie ricerche, nei vari approfondimenti, emergeva ogni volta, sempre in maniera maggiore, l'importanza che la figura del vescovo diocesano ha avuto per tutta una serie di vicende che dopo mostrerò, proprio non solo a Faoglia, ma tramite la presenza a Faoglia anche a livello, diciamo, superiore. Intanto, ecco, voglio subito mettere in evidenza i legami che esistevano tra la nostra comunità, che è una comunità, diciamo, all'estremo e, diciamo, distante dal centro della diocesi, verso Livorno, a confine Faoglia, con Monsignor Pio Alberto del Colonna, perché è una piccola realtà, di quale mai un legame ci potrà essere, no? In realtà i legami sono stati molto forti, ecco, e appartengono a tre ordini, tre tipologie. Uno più semplice, di carattere affettivo, perché Monsignor Pio del Colonna era originario di Livorno, ma nel periodo di quando era bambino trascorse per vari anni il periodo estivo con i genitori proprio nella nostra parrocchia, e ne dà memoria anche in alcune sue lettere, perché soprattutto in occasione delle visite pastorali lui si riferisce e si avvicina alla visita pastorale, siamo nel 1881, e dice: mercoledì andò a Tremoleto a rivedere la vecchia nella casa ove fui da fanciullo e dove la vecchia buona Rosa mi ospitava con amore di madre. Mi rivedrà piangendo. Quando io scherzavo e studiavo in quel nero casolare, non avrei mai sognato il destino della mia vita. Tornandovi poi nella seconda visita pastorale, quando ormai le persone che lo ospitavano erano decedute, ricorda: sono a Tremoleto, nel caro paesino che fu fanciullo. La chiesa è davanti alla casa della vecchia Rosa che mi faceva da mamma. Ora la Rosa non c'è più. Quindi questo è il primo motivo, proprio di carattere biografico, e forse tra tutti quello meno rilevante, però senz'altro nella vita, nello sviluppo anche della persona ha avuto una sua importanza. Ecco, più rilevanti sono stati, anche da un punto di vista proprio storico, e gli altri due elementi di unione tra Faoglia e la figura di Pio Alberto del Colonna. Uno, quello più genericamente pastorale. Sì, certamente lui era il vescovo della diocesi, quindi Faoglia, come le altre parrocchie, è stata visitata in occasione delle due visite che svolse in tutta la diocesi. Però a Faoglia abbiamo, diciamo, Monsignor Pio del Colonna, ricordo di Faoglia, ha fatto ricordo di Faoglia legato soprattutto a un evento particolare, sia per la nostra comunità che per lui. Lui ha fatto ingresso a San Miniato nel 75, e proprio nel 75, nella primavera, lui mi sembra il 15 gennaio del 75, nella primavera del 75 si teneva la consacrazione della nuova chiesa di Faoglia. E per lui, e questo lo abbiamo anche dalle memorie, fu un evento di particolare rilevanza, perché riferisce era la prima volta che si trovava a svolgere come vescovo un atto di consacrazione della Chiesa, e quindi similmente anche ad altre narrazioni che abbiamo letto, veramente vediamo in lui, da questa cronaca, poi leggerò un piccolo brano della narrazione, dove si mette in evidenza questo stretto legame tra l'uomo di contemplazione, perché tutto questo atto liturgico della consacrazione era stato preceduto da una preparazione spirituale che andava avanti nei giorni, e dall'altro questa anche concretezza, questa caratteristica di rapporto immediato con la popolazione festosa che, come in altri posti, come sentite prima a Castelfranco, anche a Faoglia lo accolse come pastore della diocesi. Infatti voglio leggere proprio questo racconto, questa cronaca. In quello stesso anno, sempre il 75, gli accadde di dover per la prima volta consacrare una chiesa a Faoglia. Compì il sacro rito con gioia, sì, ma con fatica enorme,
e scrive: ringrazio Dio di aver consacrato la Chiesa, qui la dimensione spirituale, no? Ungendo gli altari, ungevo prima me stesso e mi inebriavo quei benedetti ungenti che sono la mia passione, scriverà la lettera del 4 maggio. La fatica enorme era appunto questo aggiungersi al lavoro corporale, che pur non era poco, delle forti emozioni che mi suscitavano nell'animo e dei dolori, qui ritorniamo anche alla riflessione proprio iniziale, e volontari patimenti con cui soleva prepararsi a queste funzioni episcopali, che dovevano mutarsi nel suo programma in assalto irresistibile alle anime per guadagnarle a Dio. E questa volta, ovviamente era la prima occasione, la preparazione era stata davvero dolorosa e diremmo quasi spietata verso il suo corpo, con cui egli faceva un po' troppo affidamento. Il giovedì grasso, che aveva preceduto di pochi giorni quella cerimonia, fu da lui mutato in giorno di strettissimo digiuno, sicché la sera ebbe fame. Aggiunse al digiuno una disciplina da stridere e sanguinare. A questi patimenti volontari si erano poi aggiunte, permettendo a Dio, tutte le sofferenze di cui lui, diciamo, aveva dal punto di vista di malattia. Però riflette alla fine, dice: ho sofferto un logorio segreto che ancora mi affanna. Però poi conclude: nulla è da paragonare alla gioia e al trionfo. Il cuore di Gesù ha ascoltato lo spasimo di giovedì e ha voluto che io soccombessi subito e trafelato sul campo. Sono comunque lieto di questi fatti e del trionfo della religione. Quindi ecco, anche in questo episodio, che per lui aveva un carattere eccezionale, nel senso che era la prima volta che si recava alla consacrazione di una chiesa, ecco, si vede in maniera fortissima quell'unione tra la dimensione attenzione spirituale e quella anche dell'uomo di azione, che è tipico proprio anche dei santi sociali dell'Ottocento, ecco, questo che anzi diciamo prima del momento della preghiera, dalla quale traggono le loro forze per poi agire socialmente, anche pastoralmente, come nel caso di Monsignor del Corona. A Faunia tornerà, oltre alle due visite pastorali, oltre alla consacrazione della Chiesa, una quarta volta, perché all'inizio del Novecento aveva distrutto il campanile, danneggiato, distrutto il campanile, compresse le campane. Allora, nel 1894, si reca nuovamente a Faoglia e per la benedizione del nuovo campanile e delle nuove campane. Ecco, questo è lo sguardo pastorale del pastore, no? Legato alla nostra comunità. Il terzo elemento è più strettamente religioso e è un elemento che si trova, a mio avviso, poche volte inserito anche nelle riflessioni di carattere storico di Monsignor Pio Alberto del Corona, perché si unisce alla storia di una comunità religiosa, di una congregazione alla quale lui assiste, è stato vicino e ha favorito e assiste, diciamo, visto e voluto crescere, e che aveva la casa generalizia proprio della nostra diocesi, proprio a Faunia. E tra l'altro sono presenti anche nella diocesi di Firenze, sono le suore fedele del crocifisso. Ecco, vediamo a tratti principali questa questione, perché è emersa soprattutto andando a studiare le carte dell'archivio romano della congregazione delle fedele del crocifisso, dove sono riportate moltissime lettere scritte proprio da Monsignor del Corona. La congregazione delle fedele del crocifisso è stata fondata nel 1840 da Giovanni Battista XV, un altro, anzi forse un antesignano santo sociale dell'Ottocento, del Livorno, era originario di Livorno anche 15. E arrivarono a Faunia, prima fondarono nel 1855 a Firenze una casa, prima che c'è ancora tutt'oggi, e poi un'altra fondazione a Faunia l'8 gennaio 1880, arrivarono accolte dal parroco Mori. Tra l'altro era cugino della superiore della comunità di Firenze, Maria Serafina Mori, era originario di Santa Maria Monte, e quindi chiese l'arrivo di queste religiose. Il vescovo di Livorno comunicò a Monsignor Pio del Corona anche un rapporto di rispetto, che queste religiose sarebbero arrivate in diocesi,
e lui in una lettera che si conserva ancora a Roma, diciamo, gioisce in maniera particolare e, diciamo, le paragona dei tesori all'interno della diocesi, anche questa presenza di queste religiose in famiglia nel territorio della diocesi.